Siamo con Mister Antonio Descalchi, recupero del capolito di campionato tra Borgoratti e Progetto Atletico, terminata per 1-2. Mister, allora un bel commento sulla partita e poi parliamo di altro. Partita, tanto faccio complimenti agli avversari, sono una squadra veramente forte, hanno un'intensità, hanno messo un'intensità veramente, veramente notevole e quindi faccio loro i complimenti perché è stata una delle squadre che ci ha messo veramente più in difficoltà. Forse noi abbiamo pagato dazio domenica con Goleto, ce lo siamo un po' ripreso questa sera. Primo tempo non ero assolutamente contento dei ragazzi, ma non tanto in relazione ai gol che magari potevamo fare e non abbiamo fatto, ma per l'atteggiamento che abbiamo avuto, che è stato un atteggiamento troppo passivo, troppo nervosi. Poi, tra un secondo tempo, ci siamo un po' chiusi nello spogliatoio, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo reagito. Sono riuscito a toccare, spero, le corde giuste, però devo dire che nel secondo tempo i ragazzi mi hanno dato veramente la risposta che volevo e sono felice per questo. Molto bene, se vuoi fare anche un commento sui nuovi che sono entrati, sembrerebbe molto bene nel gruppo, e se vuoi elencare quattro ragazzi nuovi e se vuoi fare un piccolo commento su chi è riuscito a giocare e chi Certo. arriverà. Certo, noi abbiamo preso Barabino dalla Praese e ringrazio la società Praese e Mister Carletti. Abbiamo preso Biello, abbiamo preso Tabbi e Attanasio, che però purtroppo stasera non è stato convocato perché abbiamo ancora da fare una cosa sul trasferimento e verrà perfezionata domani. Sono integrati bene, soprattutto Biello e Tabbi sono già con noi da un pochettino. Filippo Barabino è arrivato questa sera, ha giocato 20 minuti, però devo dire che si vede la qualità, un giocatore che per noi sarà utilissimo, però come sono utili tutti i giocatori della nostra rosa. Perfetto, grazie mister, alla prossima partita. Grazie, grazie a voi.